Salutiamo naturalmente Marco Cianova, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori e buona Pasqua a loro, alle loro famiglie e chiaramente anche a voi. Ecco Andrea, cedo a te la palla. Ieri sera, una serata importante, tanti tifosi del Piacenza sono venuti al Garilli per il saluto a Davide Reboli, che sicuramente nel bene e nel male, ma è il simbolo, è stato il simbolo della tifoseria del piacentina. Sì, Cross, dici benissimo, ieri sera un grande segnale di vicinanza a una famiglia sicuramente molto sfortunata, perché negli ultimi 2 anni ha perso 2 figli, quindi insomma da questo punto di vista tanta sfortuna, ma veniamo appunto a coinvolgere Marco nel ricordo di Davide e io chiedo immediatamente a lui, secondo lui che cosa rappresentava il Piacenza per Davide Reboli? Intanto grazie per questa disponibilità e per poter ricordare almeno a nome della società Davide Reboli e dire che rappresentasse che il Piacenza Calcio rappresentasse per Davide Reboli la sua vita, penso che potrei dire una cosa abbastanza scontata. Davide secondo me vedeva nel Piacenza una passione, una grande passione e anche un modo e un mondo che lo rappresentava. Nel Piacenza Calcio ci vedeva una città, un popolo, un'immagine che dovesse innalzare Piacenza intesa come somma di valori, come immagine bella del nostro territorio di piacentini. Ecco, secondo me Davide vedeva questo nel Piacenza Calcio, una cosa che rappresentava una comunità. E secondo te invece per quanto riguarda il Piacenza, cosa rappresentava Davide per il Piacenza Calcio a questo punto? Che questa è una bella domanda, un custode, un paladino di Piacenza, dei suoi colori, della sua gente, della sua storia. Anche lui serviva per far capire ai giocatori, agli allenatori, ai dirigenti che venivano a vestire questa maglia, l'atteggiamento guerriero che doveva essere impiegato in campo o nella vita, un atteggiamento rispettoso, leale, ma un atteggiamento, ripeto, battagliero che difendesse la maglia biancorossa, gloriosa maglia biancorossa, i colori sociali ma anche i colori del popolo, che rappresentava il popolo. Tra l'altro i nostri colori sono ben rappresentanti dei colori di Piacenza e penso che queste parole le leggo anche, che sono state condivise da tante tifoserie, da tanta gente in tanti stadi, l'abbiamo visto anche in tanti stadi, quindi io penso che lui fosse un paladino, un difensore della storia e dell'importanza del Piacenza Calcio in questo territorio. Un'ultima battuta, Marco, hai qualche episodio che spieghi meglio di mille parole che cos'era appunto Davide Reboli e che cosa rappresentava per Piacenza? Ma guarda, in 10 anni da dirigente del Piacenza Calcio ne potrei raccontare un sacco, ma voglio svegliarne qualcuno. Io penso che dietro i suoi atteggiamenti, davanti a quel personaggio che anche lui sapeva dovendo interpretare e che, diciamolo, per certi versi, anche per qualche suo sbaglio, ci stava un gigante buono, un uomo che si schierava sempre nel sociale, tra i più deboli, ma non di facciata, perché ci credeva veramente. Davide sapeva leggere le sofferenze della gente e sapeva farsene in qualche modo carico. Qualche volta ci arrivava qualche messaggio per strigliare, per scuotere magari la squadra dopo un momento negativo, ma molte volte mi arrivavano dei messaggi per dei consigli su come alimentare il tifo, come aiutare un'associazione di volontariato. E una volta uscendo dallo stadio, era il 5 di luglio del 2020, era un momento difficile perché la famiglia Gatti era uscita dal Piacenza, mi ringraziò per quello che stavamo facendo insieme a Paolo Porcari, allora segretario del Piacenza, perché stavamo dando continuità e erano le 9 di sera e un giorno caldo d'estate, forse un giovedì o un venerdì addirittura, e lui era lì a vegliare, a vedere cosa succedeva dagli uffici, e quella cosa mi colpì molto e penso che anche quella volta che è passata virale quel video che un po' fatto il giro del web, dove lui strigliava i giocatori e la dirigenza, alla fine fosse un modo per far capire che non bisognava scherzare con la storia del Piacenza Calcio davanti a una serie di sciacalli e forse anche un po' in indifferenza. Mi sento di ricordare un po' questi episodi, sicuramente cambierà molto perché la sua presenza è una presenza che comunque trascinava il tifo biancorosso.
mancherà e bisognerà come sempre andare avanti, e anche oggi giocheremo per ricordare lui, per ricordare tutti anche quei tifosi che sono purtroppo in questi anni mancati. Uno di questi, a parte suo fratello, voglio ricordare Marco Beccari, che era un grande tifoso del Piacenza Calcio, ma Gigi Malvezzi, ne potrei ricordare purtroppo troppi, ma lotteremo anche per loro e per difendere questa maglia gloriosa.